Ma al di là delle riviste specifiche che sono importantissime, per carità, ma perché secondo lei non ha avuto una vasta eco invece per noi, che siamo insomma, il popolo normale, che lei, le dico solo questo professore, quando un ragazzo ci ha parlato della sua esistenza, di tutta la sua ricerca eccetera, noi abbiamo avuto migliaia, ma quando dico migliaia non lo voglio dire per far vedere, migliaia di mail per dire mi date il nome del professore e mi ci hanno chiamato, pure sulla stupidaggine questa, ecco, così giusto, la cosa addirittura giusto, ieri notte c'è stato un signore che si vede che l'ha saputo da uno che ha sentito, perciò come mai la stampa, la grande stampa ne ha parlato poco, almeno io poi leggo tutti i giornali insomma o niente. Ma adesso questo è un qualche cosa che probabilmente dipende dal fatto che ci sono molti neurologi che chiaramente essendo un paradigma completamente diverso, cioè una voce fuori dal coro, certo. Magari vengono consultati dai giornalisti e invitano ad avere prudenza nel dare questa notizia, certo. Quindi invitano che io possa avere più casi oppure altri centri nel mondo confermino quello che io ho fatto. Io credo che ci sia questo, probabilmente ci sono delle persone che sono come dei consulenti che dei giornali invitano, una cosa che suppongo, non sono sicuro di questo, ecco. Certo. Comunque diciamo, io vedo che comunque c'è questo meraviglioso strumento, a parte le radio che hanno una capacità fantastica come potete essere voi di agglomerare le persone, della possibilità di esprimere il loro parere, di ascoltare le notizie. Ma poi c'è questa rivoluzione di internet che è meravigliosa. Assolutamente sì. Certo. Tutto diventa fruibile e questo è fantastico, le persone vengono informate, si informano ed è un qualche cosa che era impensabile pochi anni fa, io trovo che sia una rivoluzione meravigliosa. Ecco. Professor Zamboni, lei ovviamente si rende conto che queste sue parole hanno aperto magari un mondo di speranza per tanti nostri ascoltatori e che vorrebbero entrare in contatto con lei, parlarne o cercare di far parte dell'eventuale sperimentazione della regione Emilia-Romagna. Lei a queste persone che sono all'ascolto, che cosa si sente di dire in questo momento? Allora, io quello che devo dire è questo, che normalmente riceviamo anche noi delle migliaia di telefonate, di cose che sono... Certo. Totalmente inutili, perché se io dovessi fare questo non andrei più avanti con la ricerca e le speranze affonderebbero purtroppo molto rapidamente. La cosa importante è questa: nel sito dell'ospedale di Ferrara, che è molto facile, www.osfe.it, quindi www.osfe.it, sì. C'è un link dove si vede proprio un'immagine di persone in sedia a rotelle con questa patologia, che ti dà direttamente le notizie che la regione aggiorna riguardo le modalità di reclutamento delle persone che vorranno partecipare a questo studio. È lì che bisogna andare, certo. Perché lì si può vedere se si rientra come caratteristiche e se lo si desidera ci si iscriverà. Certo, è chiaro. Perché lì verranno pubblicate probabilmente nello spazio di un mese o due, non di più, le modalità con cui si potrà partecipare a questa ulteriore sperimentazione. Questa è la notizia più importante. Poi un sito molto attendibile, perché dà continuamente aggiornamenti su questo, è il sito della Fondazione Ilar Escere, che questo si scrive in un modo un po' particolare, perché Ilar Escere c'ha la H davanti di hotel, sì. E la SC, il Rescere con l'SC, sì. E lì è www.fondazioneilarescere.org, che è un sito che dà continuamente aggiornamenti e sviluppi anche su altri centri nel mondo che stanno sperimentando le cose che abbiamo trovato noi a Ferrara, quindi molto importante, perché un'altra possibilità di velocizzare le cose, questo lo dico ai radioascoltatori, sì. È quella che naturalmente anche in altre università, in altri ospedali, ritrovino le cose che noi abbiamo descritto, perché certo. Questo naturalmente velocizzerebbe tantissimo queste cose. Certo. Perciò la caratteristica del sangue... Dell'ostruzione... alle vene del collo. Non solo nella nostra, cioè non è che c'è un meccanismo che c'è solo in Emilia-Romagna, l'ha trovato no, vabbè, per caso. È no. Chiaro, dai. Certo. Io vi posso già dire, e questa è una cosa molto bella, non abbiamo ancora le pubblicazioni, ma le avremo, perché
colleghi, non so, anche da luoghi strani. In India mi dicono che l'hanno trovato, in Grecia che l'hanno trovato, in Bulgaria l'hanno trovato, in Polonia l'hanno trovato, in centri californiani importanti come Stanford l'hanno trovato. Quindi sembra proprio che questo sia una caratteristica della malattia, qualunque sia l'origine genetica della persona che sfortunatamente ne viene colpita, oppure del luogo dove abita, quindi dell'esposizione ambientale che questa persona subisce. Indipendentemente da questo, tanti colleghi mi scrivono dicendo: guarda che le primi che abbiamo fatto abbiamo trovato quello che tu dici. Questo per me è molto confortante ed è molto bello e confortante anche per chi soffre della malattia, perché indicherebbe una velocizzazione delle conoscenze. Evidentemente. Beh, io credo che, insomma, tra l'altro noi siamo anche molto emozionati, ma sul serio lo diciamo, perché parlare finalmente con persone così importanti, ma sul serio, non ci fa molto molto piacere. Ci onora. Ci onora, ecco, ha detto guarda, bene. Io sono contento perché a me piace molto chi fa, come voi, della buona radio, molto ascoltata e molto popolare, perché siete uno strumento fantastico, quindi io di poter parlare magari di cose complessissime in apparenza, perché poi tutte le cose possono essere spiegate in un modo semplice, in un modo per poter raggiungere, ecco, una telefonata così mi risparmiate migliaia di telefonate in cui non riuscirei a raggiungere tutte le persone, è per me stupendo, e quindi io vi ringrazio molto della vostra attenzione. Ecco, appunto, là ricordiamo un po' a tutti i nostri amici ascoltatori, ricordiamo che il professor Paolo Zamboni, oltre ad essere il direttore del Centro Malattie Vascolari dell'Università degli Studi di Ferrara, ha, come dal 92 ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Anestesiologiche e Radiologiche dell'Università di Ferrara, dal 98 titolare dell'insegnamento di Semiotica e Metodologia Chirurgica nell'ambito del corso integrato dell'Università degli Studi di Ferrara, dal 2001 responsabile della Day Surgery del Dipartimento Chirurgico, sempre dell'Università degli Studi di Ferrara, dal 2004, come abbiamo appena ricordato, direttore del Centro Malattie Vascolari della stessa università, dal 2006 professore di fascia settore disciplinare Medicina 18 dell'Università sempre di Ferrara, autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, premio onorificenze, noi professore le leggiamo molto volentieri, premio internazionale alla memoria di Glauco Bassi, edizioni 98, 2000 e 2003, Premio American Venus Forum anno 2002, 2005 e 2007, il fellowship in chirurgia vascolare dell'Università della California San Francisco. Insomma, professore, sappiamo che abbiamo parlato con un'autorità, la ringraziamo di essere intervenuto da noi e per regalare una speranza a chi è malato di sclerosi, sperando che il suo lavoro possa andare avanti il più velocemente possibile e con l'aiuto dei suoi colleghi. E niente, professore, siamo molto onorati ancora di aver parlato con lei, la ringraziamo a nome di tutti. Grazie, grazie mille e buona giornata a tutti quanti. Salve, buona giornata.